Non so se avete capito dove siamo, anzi dove siamo ritornati. Questa è via Arale, una bella via della periferia di Brembilla. E come abbiamo fatto delle riprese un po' troppo basse, adesso faremo delle riprese un po' più alte, anche se purtroppo col sole che è andato giù con l'orario ormai corto, rischiamo di fare riprese pessime di quelle che abbiamo fatto l'ultima volta. Questa è la splendida via Arale. La prima volta che ci ritorniamo, comunque l'avevo promesso che sarei ritornato, in quanto abbiamo comunque qualcosa in sospeso. Addirittura oggi non grido troppo, non sembrano esserci cani. Ecco qua. Non sembrano esserci cani perlomeno. Forse parlo troppo presto. Eccoli. Rispetto all'ultima volta mancavano queste visuali di prati. E comunque, questo signori è via Arale. Oggi la giornata è stata splendida. Sereno o poco nuvoloso. No, nuvole proprio niente. Perfetto, facciamo il taglio istantaneo visto che passano macchine. Incredibile che in via Arale passano 12 macchine al giorno, passano tutte mentre fanno servizio a te. Assurdo. Ecco i bei prati di via Arale, caradonata, di più di così non si può fare. Abbiamo fatto anche uno scoop, volendo qua. Allora, Piante però mette che lasciò che almeno la cioè, bella capì. già che ci siamo qua di passaggio in via Arale, c'è il nostro amico del ristorante Forno, un bello scoop abbiamo, eccolo qui, in tutta la nostra gioia. Ciao a tutti da Val Brembilla TV. Fantastico, sono commosso, anche perché sono juventini sfegatati, vanno fino in Giappone a seguire la Juve, vedi te. Buona serata a tutti. Buona serata anche a te. Dopo queste qua dove le mandi? Ecco, stiamo arrivando tranquilli, tranquilli per scendere. Quante guest stars abbiamo già trovato. Ecco, queste piante dovrebbero esserci delle storie perché dovevano essere tagliate, boh, non lo so, qua sono ancora in piedi. Non voglio entrare nel merito, ma qualcosa deve esserci su queste piante, ecco. Comunque, stiamo per scendere la curva. Io adesso sinceramente vado a prendermi un caffè caldo al ventaglio perché comincia a fare un po' freddino. Qua siamo messi bene. Direi la bella inquadratura di tutto il paese. Guardate qua che roba. Di più avanti non vado anche perché mi sta scadendo il tempo. Che ore stanno? No, ancora presto, vai. Teoricamente si potrebbe ancora, non è che sia. E qua c'è il cespuglio alto, eccolo laggiù il forno, imponente struttura rossa, in parte c'è la drogheria, o il Furen, e poi là si va dritti, certo che qua fa freddino, eh. Beh, a questo punto io direi di staccare qui, entreremo in giro al ventaglio, che come vedete è là, gestito anche lui da uno juventino, il Micheletti, che non è parente di Don Cesare, sottolineo, e qui direi di svoltare per berci il caffè. Con questo direi di salutarvi da via Arale e alle prossime con ViviTV. Ciao!